l'infinita, la chiamerò così. Avevo sempre sognato una donna che avesse il tuo corpo, alta, o meglio, altissima, ben fatta, molto sensuale. Le sensualità sono le spezie per i cibi da raffinati. Ricordo, la vedi, avevi il tuo corpo che invita a sognare, che emette continuamente segnali. Una donna sbronzata come una rosata senza fine, si sa dove incomincia e non si può prevedere dove ci condurrà, ma questo che importa? I nostri sguardi si incrociarono solo per brevi istanti nella hall di un hotel di Kobe. Rimasi turbato. Istintivamente mi affrettai a cancellare quella visione. Lo ritenevo un sogno, come la tua presenza qui, in questo momento. La tua vicinanza mette orgasmo. Dovevano essere solo pochi giorni di riposo. Così avevo deciso. Niente di grave, solo tanta stanchezza accumulata. Ero il più giovane ufficiale di bordo. Eravamo andati in Giappone a prendere in consegna una petroliera varata da pochi giorni. Ogni mattina tre carri Cadillac venivano a prelevarci al Geisen Hotel per condurci alla Kawasaki Dockyard. Questo non toglieva però che il lavoro era tanto e alla fine della giornata ci aspettava la notte, l'amore. Masako, la mia amante orientale, mi costringeva ad una doccia calda ed un bagno in vasca ogni volta che facevamo l'amore. Il tutto era bastante a sfiancare un bue. Quella mattina mi recavo dal dottor Shan in cerca di aiuto. In sala d'aspetto c'era lei, la donna impossibile. Feci finta di non accorgermi. In albergo poi, per il pranzo, la ritrovo di nuovo davanti a me. Questa volta, senza parlare, ci siamo scambiati un sorriso e ci siamo abbracciati. Pranzammo come due vecchi amanti. E dopo il pranzo finimmo naturalmente a letto. La donna impossibile si chiamava Anna Gerde, la ragazza infinita. Il fatto aveva deciso di incontrarsi me. Indossava un intimo merlettato nero. Si mostrò entusiasta alla mia richiesta di poterla sfogliare con i denti. Distrusse le mutandine portando via un brandello ad ogni strappo, mentre le si eccitava fino a delirare. Quando tornai a bordo, il comandante prima mi rimproverò perché mi aveva concesso solo qualche giorno per riposare. Poi mi disse: racconta.
Giacomo.